Un saluto a tutti gli amici di Infodrons, io sono Shadi e oggi siamo insieme a questo ventilatore a torretta di Levoit. Andiamolo a scoprire insieme in questa nuova recensione. Bene ragazzi, come sempre prima di iniziare con la nostra recensione vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina per stare sempre aggiornati con i prossimi video che usciranno sul canale e se volete supportarci è presente il pulsante super grazie proprio qua sotto. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere quindi cosa c'è all'interno della confezione. Dunque, all'interno della confezione troviamo subito una scatolettina con scritto Levoit. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Troviamo il suo alimentatore. Ok. Poi la base che andrà ad incastrarsi. Dopo andiamo a vedere insieme come fare. E infine troviamo ovviamente il nostro ventilatore con attaccate le istruzioni e il manuale. Allora, prima di fare qualsiasi prova direi che andiamo a montare la base, quindi dobbiamo togliere prima questo piccolo ingranaggio, questa chiusura. Una e due, così e così, quindi semplicemente si incastrano per poi andare a reinserire questo e andare a chiudere. Tac. Questa è la nostra base. E ora andiamo a fare la nostra primissima prova. Attacchiamo l'alimentatore che si trova qua dietro. Togliamo il telecomandino da qui. Togliamo questa, dovrebbe già funzionare. Schiacciamo così. Lui parte. Ok, questo è il livello 12, il più alto, e di aria ne butta. Bene ragazzi, dopo diverse settimane di utilizzo posso dirvi finalmente come si è comportato questo ventilatore a torretta di Levoit. Con un peso di circa 4,2 kg si estende in altezza per circa 110 cm e una larghezza di 16. La base su cui poggia ha un diametro di circa 30 cm che viene fermata tramite un blocco in plastica presente nella parte inferiore. I pulsanti che troviamo nella parte superiore del nostro ventilatore sono i seguenti: il pulsante di oscillazione, il pulsante per il cambio modalità, il pulsante di accensione e spegnimento, quello per la modalità di spegnimento avanzata, il timer e il pulsante per la velocità. Sul display invece troveremo alcuni indicatori che indicheranno la modalità di spegnimento avanzata, l'indicatore della modalità normale, della modalità automatica, della modalità turbo, i gradi, la spia wifi e l'indicatore per lo spegnimento del suono. I pulsanti che invece troveremo sul nostro telecomando sono i pulsanti di accensione e spegnimento, oscillazione, il pulsante del timer, il pulsante per il cambio modalità ventilatore, il pulsante per la disattivazione audio, i due pulsanti per aumentare e ridurre la velocità del nostro ventilatore e il pulsante di spegnimento avanzato. Una funzione che sicuramente ho trovato interessante è la possibilità di collegarci e controllare il nostro ventilatore dal nostro telefono tramite applicazione. L'applicazione è scaricabile tramite QR code presente nel manuale di istruzioni o cercando l'applicazione dal nome VSync. L'applicazione ci permetterà inoltre di collegarci tramite gli assistenti vocali Google Home e Alexa al nostro ventilatore semplicemente con la nostra voce, quindi un'altra funzione sicuramente interessante. Avendo quindi la possibilità di premere i pulsanti nella parte superiore del ventilatore o utilizzare il telecomando o da remoto addirittura controllare il nostro dispositivo tramite telefono, sarà quindi davvero semplice da utilizzare. Dispone di ben 12 velocità, fino alla velocità 10 devo dire che è super silenzioso, non si sente neanche, tant'è che molte volte mettendolo anche a 3 e 5, se non si guarda attentamente il display acceso non si nota effettivamente il funzionamento, però devo dirvi che l'aria esce comunque. L'applicazione tramite telefono funzionerà connettendosi tramite wifi al nostro ventilatore. Io l'ho chiamato Philip, quindi andiamo a premere Philip. E qui ci dice appunto che adesso è spento. Noi andiamo ad accenderlo e con questo slide possiamo regolare la velocità.
quindi da un minimo di 1 a un massimo di 12. Ovviamente poi abbiamo già delle modalità preimpostate, come la modalità normale, la modalità turbo, quindi di conseguenza minimo e massimo, la modalità automatico e la modalità sonno avanzato. Nella modalità sonno avanzato bisogna impostare un orario per attivare automaticamente questa modalità e scegliere di conseguenza l'impostazione sonno avanzato più adatta. Nella parte superiore possiamo vedere in tempo reale la temperatura della stanza, quindi in questo caso ci sono 23,5 gradi. Nella parte inferiore, come abbiamo visto prima, oltre al pulsante di accensione e spegnimento, troviamo il pulsante di oscillazione, che una volta premuto appunto ci permetterà di ruotare il nostro ventilatore, la modalità programma per programmare l'accensione e lo spegnimento del dispositivo. In questo caso noi mettiamo per esempio 19 e 30, mettiamo una volta oppure settimanale tutti i giorni e si accenderà tutti i giorni con le relative impostazioni. Per esempio, se noi mettiamo la modalità turbo con l'oscillazione e tutto il resto attivato come il display e la modalità silenziosa, lui tutti i giorni alle 19:30 si accenderà con questa impostazione e possiamo fare tutti i diversi programmi, per esempio anche per lo spegnimento. Facendo un piccolo swipe possiamo vedere la cronologia di velocità e temperatura e accedere a altre impostazioni come la modalità silenziosa, che qua viene chiamata silenziamento. Possiamo anche scegliere la modalità con cui partirà. Per esempio, scegliendo la modalità default, la velocità iniziale sarà media. Scegliendo la modalità kids, quindi per i bambini, appunto ci dice che è adatta alla maggior parte dei bambini e degli adulti e che quindi avrà una velocità iniziale bassa. Nella parte superiore a destra troviamo l'ingranaggio per le impostazioni, dove possiamo cambiare il nome del dispositivo, in questo caso io l'ho chiamato Philip, l'icona, i comandi vocali, e da qua potremmo connetterci o ad Alexa o a Google. Ritornando un attimo indietro, parlando di silenziosità, devo dire che questo mi ha colpito più di ogni altro ventilatore provato finora. Non avendo mai avuto il condizionatore in casa, quando nelle giornate più calde si iniziava effettivamente a patire un po' di più il caldo, iniziavo ad accendere i ventilatori e tutti quanti, la maggior parte delle volte, erano davvero rumorosi. Con questa soluzione pratica, leggera e allo stesso tempo super silenziosa, devo dire che abbiamo fatto un bel salto di qualità, anche per quanto concerne appunto la silenziosità del ventilatore. La funzione oscillazione copre un'ampia area, permettendo quindi di rinfrescare tutta la stanza sia in verticale che in orizzontale. Bene, in conclusione posso dirvi che vi consiglio assolutamente questo acquisto, questo ventilatore Levoit a torretta, se state cercando appunto una soluzione come questa, quindi un ventilatore a torretta non troppo grande, nonostante comunque i suoi 110 cm di altezza, ma con funzioni sicuramente interessanti, anche per quanto concerne la silenziosità del prodotto. Infatti molto spesso è difficile trovare ventilatori potenti e allo stesso tempo silenziosi. Questo quindi è un'ottima soluzione, un ottimo compromesso per tutti questi punti di vista. Se aggiungiamo inoltre la funzione controllo remoto a distanza, quindi da telefono premiamo per accensione manuale anche quando siamo fuori casa, per chi non possiede un condizionatore con timer, penso che sia una soluzione davvero ottima, soprattutto nelle giornate in cui fa davvero caldo e non siamo ancora a casa. Appunto perché se non siamo all'interno dell'abitazione non possiamo fisicamente premere per accendere e rinfrescarci al nostro arrivo. Con la funzione da remoto invece potremo farlo tranquillamente da telefono, semplicemente anche fuori casa. Bene ragazzi, io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che potete lasciare un mi piace se il video vi è stato utile, commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo come sempre di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati con i prossimi video che usciranno sul canale e se volete supportarci potrete farlo tramite il pulsante super grazie presente qua sotto. Con questo è tutto e ci vediamo ad una prossima recensione.